Nonostante i progressi, sfortunatamente stiamo assistendo al declino dell'Europa e per questo è giunto il momento di reagire tutti insieme. Così l'ex ministro del Belgio, con origini abruzzesi, Elio Di Rupo, oggi sindaco di Mons, intervenendo ieri all'evento La Memoria di Marcinelle, in cui è stata protagonista indiscussa la principessa Astrid di Belgio, visibilmente commossa al momento dell'incontro con le vedove dei minatori abruzzesi. Come dimenticare quell'8 agosto del 1956, quella tragedia del Bois du Cazier, la cava nella quale morirono 262 uomini, in maggioranza italiani, emigrati in Belgio. L'Abruzzo pagò il più alto tributo di sangue. In paesi come Turri Valignani, Manoppello e Letto Manoppello, che venivano chiamati il triangolo della fame, ancora oggi ci sono quelle donne che 60 anni fa persero i mariti per un pezzo di carbone. Un Abruzzo che non vuole e non può dimenticare, di qui la prima giornata dell'evento, La Memoria di Marcinelle, con protagonista anche lui, l'ex primo ministro del Belgio, sindaco di Mons, ma soprattutto abruzzese doc, come lui stesso ama definirsi. C'è la storia e c'è il futuro. La disgrazia di Marcinelle è stato un pagamento, è stato qualcosa di terribile per gli italiani, per le abruzzese. È stato il prezzo della dignità degli italiani in Belgio, ma oggi la dignità dovrebbe essere per tutti quanti, italiani, belga e anche gli altri europei, gente del mondo. Parlando dell'Europa di oggi, Di Rupo dice: anziché garantire un'assistenza sociale adeguata, l'Europa attacca e rende più fragili i sistemi esistenti, facendo registrare l'abbandono delle classi popolari che in tutta risposta finiscono con l'abbracciare movimenti populisti e nazionalisti. Un'Europa, quella tratteggiata da Di Rupo, che purtroppo, dice, non fa più sognare, ma non per questo bisogna arrendersi, anzi, bisogna rendere onore ai pionieri come i nostri genitori o nonni che hanno tanto sofferto per offrirci una vita migliore. E questa è Europa.